Non è una giornata qualsiasi, perché oggi il pallone torna finalmente a rotolare sul prato. L'allegria sugli spalti è la perfetta incarnazione e il colpo d'occhio qui allo stadio è magnifico. Ma è anche vero che i tifosi, al netto della gioia per il ritorno del loro sport preferito, sarebbero comunque più felici di tornare a casa con il sorriso e soprattutto con in tasca la vittoria dei loro beniamini. Che atmosfera roboante, amici! È il clima ideale per i giocatori con personalità che si esaltano con la pressione del pubblico. La partita è già cominciata. Spagna e Spagna. Dunque, rimessa laterale. Morata! Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Io dico Rodri, un centrocampista forse poco appariscente, ma che è stato al centro dei desideri delle migliori squadre europee. Questo perché è un calciatore funzionale allo sviluppo della manovra, non perde mai la calma ed è sempre lucido. Sono d'accordo. Occhio al tiro, è un grande riflesso qui. Che parata, certo non un intervento di routine. Ti dà la sensazione che riesca davvero ad arrivare su ogni pallone oggi. Primo calcio d'angolo dell'incontro, i difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono a sfruttarlo. Colpisce, parata strepitosa di Unai Simon. La scaglia il più lontano possibile. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Cucurella. Morata, opportunità. La Spagna cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Carvajal. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Traversone, lui deve tirare. Eh no, il tiro manca clamorosamente il bersaglio. Riceve bene Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal. E passa. Pressing asfissiante, l'arbitro non fischia. Nessuna delle due squadre ha trovato ancora il gol, ma è un buon inizio di gara, divertente. Sì, Fabio, si stanno affrontando a viso aperto. Stanno cercando il vantaggio e hanno le idee chiare su come farlo. La difesa non si fa sorprendere, spazza. Copertura, occhio che prova. Stanno giocando con una concentrazione sovrumana là dietro. Ecco Morata. Nico Williams cerca di sfondare sulla corsia di sinistra. Grande slalom. Nico Williams la mette in mezzo. È attento e allontana senza problemi. Palla in avanti verso il compagno. Chi può tentare la conclusione? E c'è il gol della Spagna. E segnano il primo gol dell'incontro. Un gran gol che sta tutto nel modo in cui ha controllato il pallone. La Spagna mette a segno il primo gol della gara, 1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Sbaglia il passaggio mal calibrato. A Jose Perez. Non riesce proprio a divincolarsi dalla morsa degli avversari oggi. Sì, la difesa è stata molto efficace a chiudergli gli spazi.
Ci prova con un pallone profondo. Palla riconquistata immediatamente. Mamma mia che pallaccia rischiosa. Morata, opportunità. Pedri. Viene sbilanciato dalla difesa. Nico Williams. Vede lo scatto e cerca la profondità. C'è ancora qualche minuto per provare a pareggiare prima dell'intervallo, ma non devono rischiare di sbilanciarsi troppo. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Morata. L'appoggio sulla fascia. Pallone dentro. Pallone impossibile da raggiungere, troppo lungo. Passaggio sulla destra. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Giocata nello spazio, in profondità. Lo supera. Un recupero provvidenziale. E il difensore respinge. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Altro fallo laterale. Va alla ricerca di un compagno davanti. A Jose Perez. Si spinge in avanti sulla destra. Apre il gioco sulla destra. A Jose Perez. Primo tempo che si conclude dunque qui. Finiscono così i primi 45 minuti di gioco. Una prima frazione non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Si riprenderà con il punteggio di 1-0 e il risultato è ancora critico. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. Cambio de jugadores. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. Cercheranno di rifarsi subito, gettandosi in avanti fin dai primi minuti del secondo tempo. Certo, questo è un atteggiamento che li espone a qualche rischio, al contropiede degli avversari, ma credo proprio che non abbiano altra scelta. Occasione d'oro. Hanno già riconquistato. Parata strepitosa di Unai Simon. Ferran Torres. Palla buttata via, peccato. Avanza deciso. E trova bene il compagno. Se ne va. Sventa l'attacco senza sforzi apparenti. Riceve in area. Potrebbe essere un'occasione d'oro. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. E la soffia dai piedi mettendoci il fisico. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Prova a darla profonda nello spazio. Baldino! La mette in rete! Vantaggio di 2 gol. La partita si mette in discesa. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Che voglia di segnare! Non si è lasciato intimidire dalla pressione avversaria e ha trovato uno spazio insperato per calciare a rete. 2-0 dunque. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Un'altra azione in copertura. Concentrazione massima di questo calciatore, non solo quando c'è da scattare verso la rete, ma anche in interdizione. Ma questa non è ormai una sorpresa. Molti allenatori di oggi stanno chiedendo ai giocatori più avanzati di dare una mano anche in fase di copertura. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Alex Grimaldo. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Non si lascia abbindolare, recupera palla.
spazza via la sfera senza tanti complimenti. Passa il pallone, però male. Prova la giocata in verticale. Non va certo per il sottile e l'allontana. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ferran Torres. Scatta verso il pallone. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. La Spagna recupera la palla e si prepara a reimpostare. Ha preferito andare sul sicuro. Trova un modo per passare. E forse questo è il momento di cambiare qualcosa. Che ne dici, Luca? Mikel Oyarzabal. Roselu. Può arrivare in porta. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Dani Viviani prova a fare tutto da solo. Hanno l'opportunità di andare in contropiede. Ora deve duellare con il portiere. Qui cercherà il tiro e trova il fondo della rete. Sono stati bravi, hanno sofferto, hanno creduto di potercela fare, hanno riaperto la partita nel momento più difficile. Smarcatissimo, non c'erano dubbi che l'avrebbe messa. Grande sforzo di squadra per questo gol. Per liberare così bene un finalizzatore di razza, normalmente sorvegliato speciale, i movimenti di tutti devono essere ben coordinati. Arriva il momento del primo cambio, serve mischiare un po' le carte. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Ora devono rimanere concentrati e cogliere le occasioni che si presenteranno. La sfera verrà rimessa in gioco dalla bandierina. È il loro secondo corner del match. Spazza il pallone senza fronzoli. Dani Viviani. Con il fallo. Recupera palla dopo qualche sportellata. Cambio effettuato. Ora al mister rimane solo un'altra chance per mandare in campo forze fresche. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Calcio di punizione per la Spagna. Ai ai ai, qui c'è troppo nervosismo. Il giudice di gara deve imporre l'ordine adesso, subito. Qui non è stato lucido, probabilmente per la stanchezza o la tensione di fine partita. Ma ha commesso un fallo che potrebbe costare caro. Occhio alla conclusione. Babajal. La gara entra negli ultimi 5 minuti. Soltanto rimessa laterale qui.
Pallone interessante, in verticale. Bella parata! La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Avrà 4 minuti di descuento. Preferisce andare sul sicuro e spazza. Va largo sull'out di destra. La Spagna riconquista subito la sfera. Interviene tempestivamente. Roselu. Lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Una partita piacevole con tanti capovolgimenti di fronte e parecchi episodi. Alla fine però il risultato li penalizza e perdono di misura. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara?